Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi un nuovo prodotto di un'azienda neonata, la Titan Hall, e ringrazio Antonino Sconeamilio che mi ha dato questa possibilità di vedere e provare questo prodotto. Questa azienda fa articoli in titanio per la pesca subacquea, quindi accessori per fucili, sistemi di sganci, stopper, staffe e altre cose. In più ha fatto un articolo particolare che adesso vi farò vedere. Ecco qui, questa è la busta che mi ha mandato Antonino. E all'interno ci sono le istruzioni per come utilizzarlo. E poi c'è anche, ecco qua, il prodotto. Stiamo parlando di un portapesci multifunzione, chiaramente in titanio. Il porta di spillone praticamente va inserito nella cintura, quindi a un lato della cintura, mentre diciamo così, dall'altra parte viene assicurato con il cordino e con un moschettone. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio come viene montato e come si utilizza chiaramente quello che serve, perché non è soltanto uno spillone ma fa anche altre cose. Allora, come ve l'ho fatto vedere, ha anche un design molto bello. Diciamo, questa è la parte, diciamo, iniziale della punta. Con questo possiamo finire le prede senza farle soffrire. Basta entrare nella parte, diciamo, laterale della branchia, andare verso l'occhio. E il pesce, diciamo, soffre meno. C'è chi mette, diciamo, lo spillone in testa, ma io preferisco in questo modo. Poi ha dei fori e presenta alcune novità. Allora, iniziamo con questa parte qui, la parte sopra, che ha il foro praticamente più grande. Questo, se siamo in acqua e magari abbiamo fatto un tiro e si è piegata la punta, invece di uscire con questo, diciamo così, spillone, possiamo in qualche modo piegare, visto che è titanio, è più duro dell'acciaio, fare leva e cercare in qualche modo, girando e spostando, di rimettere a posto l'assa. Chiaramente piccoli accorgimenti, piccole modifiche, però insomma, diciamo così, è una cosa abbastanza utile. Poi, oltre a questo, sempre per l'assa, ha questa parte centrale qui che serve per lo scotciasse. Se noi spariamo in tana e l'asta si incastra e vediamo soltanto il codolo, non riusciamo chiaramente a toglierla con le mani. Allora c'è la possibilità di inserire questa parte qui nel foro e quindi poi fare leva e tirare. Si può girare e tirare finché si scaglia dalla parte dove sei incastrata, finché poi si scaglia. Successivamente troviamo altri fori, questi più piccolini, di cui uno serve per fermare il cordino, sono utili anche per questa cosa. Se noi peschiamo in tana e quindi con il 4 punte o 5 punte, in genere quando spariamo col pneumatico a volte va bene sul grotto che rimane più morbido, ma può capitare che c'è la roccia bianca e di conseguenza è possibile così che si pieghi qualche punta. Con questo, durante la pescata, possiamo anche qui intervenire con i fori più piccoli e quindi cercare di riportare la punta dritta e continuare a pescare. Anche questo è un'altra funzione di questo oggetto. E poi ha anche questa parte qui zigrinata, dentellata. Questa parte qui serve per squamare il pesce, quindi si può prendere al contrario e passare sopra il pesce e si possono togliere le squame. Quindi anche questa parte qui fa da squamatore. Per finire poi ha questo taglio, questa fessura. Se noi vogliamo, che ne so, fare un nodo in acqua ma che magari si è rotto, con questo possiamo stringere, ci dà una mano perché magari con i guanti non riusciamo a tirare il nodo, mentre con questo lo mettiamo qui all'interno e praticamente basta tirare e il nodo si serra. Quindi, diciamo così, è un aiuto in più. Ora vi faccio vedere come si monta sulla cintura. Allora, questa parte qui, come ho detto, ha vari fori, quindi è consigliabile metterlo su quella parte centrale
oppure si può mettere, c'è chi lo mette anche più giù, insomma, poi dipende da come siamo abituati e da come vogliamo farlo. Quindi qui basta fare un nodo così, oppure fare una cappiola, diciamo un'asola, è la stessa cosa. Per stringere il nodo possiamo utilizzare sempre lo stesso, quindi basta inserirlo nel taglio e poi tirare, il nodo si strozza, quindi adesso è fatto in questo modo. E allora questa è la parte, diciamo, finale del nostro spillone, e poi dall'altra parte basta fare un'asola con un moschettone, di modo che questo moschettone lo teniamo da una parte con un gancio, e così rimane utile per toglierlo quando ci serve, appunto, per fare queste cose. Questa è la parte che va inserita nella cintura, e lo spillone praticamente viene inserito in questo modo. Quindi lo possiamo far girare alle nostre spalle, dietro i piombi, poi ognuno, diciamo, se lo sistema come vuole. Qualcuno ha chiesto effettivamente come utilizzarlo, nel senso, ma se c'è il pesce, come faccio io a utilizzarlo? Io ho parlato un attimino con chi l'ha fatto, dice che ha già provato il sistema e va bene. Ci avevo pensato anch'io un pochino, però l'importante è che, a parte che non è che noi incastriamo le asse tutti i giorni, io personalmente in tanti anni di pesca l'avrò incastrata se non un paio di volte, anche perché io in tana non sparo molto, però quelle poche volte sono tornato il giorno dopo e l'ho, diciamo così, disincagliata. Però se stiamo pescando e magari c'è il pesce in cavetto, ecco, basta togliere questo moschettone dalla parte posteriore, quindi si sgancia, il pesce, se c'è il pesce, si fa scendere in questa parte qui, quindi il pesce non esce, e poi possiamo utilizzare lo spillone per scagliare l'asta e non è neanche pericoloso, diciamo, a livello di sicurezza e di incagli. Quindi diciamo che questo può essere svincolato dal corpo quando lo possiamo usare. Diciamo che è una cosa in più, la cosa bella è che essendo in titanio, questo è praticamente indistruttibile. Così, da quello che ho sentito, ho parlato con chi li produce, ne faranno un altro, stanno pensando di fare una parte, diciamo, tagliente, quindi farlo diventare anche una sorta di coltello per tagliare sagole, un qualcosa in più rispetto a questo sistema. Personalmente non conosco ancora il prezzo perché praticamente è uscito da pochi giorni, quindi il prezzo non lo so, però è possibile vedere sia questo, sia quello con la lama e anche gli altri accessori in titanio della Titanol direttamente all'Audi Show a Bologna, che faranno, diciamo così, a fine febbraio. Niente, ragazzi, io spero di essere stato utile con questo video, con questo articolo che effettivamente è molto, molto carino e poi chiaramente va provato. Per chi vuole sapere qualche misura, diciamo, come lunghezza l'ho misurato, è circa 15 centimetri, quindi non è neanche tanto grande, ingombrante, e rimane comodo, diciamo così, sul fianco o sul lato del corpo. Spero di aver detto tutto e di essere stato utile con questo video, presentando questo articolo veramente carino. Continuate così a seguirmi, e magari se non siete iscritti e il video vi è piaciuto, così iscrivetevi e magari lasciate qualche commento per se avete dubbi o cose. Chiaramente io ancora non lo conosco molto bene perché mi è arrivato da pochissimi giorni. Però io quel che posso vi faccio sapere. Grazie ancora e ci sentiamo presto con i prossimi video. Ciao!